quasi che non mi ricordo come si fa. Ebbene, dopo non so nemmeno quanto tempo, stiamo a parlare di mesi oramai, perché sì, sono mesi. Cazzarola, so veramente mesi, tanto tanto tempo. Eccomi qua, so vivo, mi vedete anche col grand'angolo perché ho cambiato telefono. Ma voi direte, ma noi che cazzo ce ne fotte che hai cambiato telefono? Nulla, però dato che è talmente tanto tempo che manco, mi sembrava giusto aggiornarvi. Quindi, diciamo che faccio questo video perché innanzitutto mandavate fallo. Seconda cosa, stavo aspettando che mi arrivassero dei prodotti, mi sono arrivati, prendo la palla al balzo e registriamo. Regà, come vedete, mi sono fatto crescere la barba, spero che la luminosità sia decente, altrimenti dopo col programma di editing devo sistemarla. E poi anche per altre cose non sono più riuscito a registrare per tanti motivi e anche per questioni di tempo. Però oggi ci avevo un attimino, ho preso la palla al balzo ed eccomi qui. Allora, che dire, regà? Come ho detto prima, è veramente tanto che non faccio un video e oggi vi faccio vedere qualche prodotto nuovo che mi è arrivato e andremo a dare una rifinita. Penso che chi sta sul gruppo già ha capito cosa vi mostrerò tra poco. Io sto bene, ringraziando Dio sto bene, tutto regolare, se procede come al solito, spero che state bene pure voi. Vedo che comunque sul canale continuiamo a crescere, anche se ultimamente non ho portato nulla. Pure sul gruppo sempre di più, quindi diciamo che comunque sono contento. Allora, cominciamo a vedere un pezzo alla volta che cosa mi è arrivato, perché ho fatto un ordine su AliExpress e mi sono arrivate due cose fondamentali. Sì, sono solo due, il resto non c'entra niente con la rasatura. Allora, prima cosa, perché è il pezzo forte, lo faccio vedere dopo. Ho comprato questo pettine. Tanti mi hanno detto, sembra il pettine Baby Doki, effettivamente lo ricorda. È di legno, ma è legno veramente, eh? Suona bene, suona. Però vedete, denti strettissimi. Come stava a dire l'altro giorno un amico, mi fa: sì, ok, sulla barba non troppo lunga, va bene, ma su una barba di oltre 6 mesi tende a strappare, sicuramente. Però sulla barba come la porto io, che questa è la lunghezza massima, anche perché l'ho scorciata. Perché come vedete scorcio molto sulle guance e la faccio allunga sotto un pochino a punta. Tra l'altro, rispetto a come la portavo tempo fa, come vedete oramai non c'è più il problema del vuoto qui perché si è riempito. Meglio, denoto che comunque è anche molto più folta rispetto all'altro anno, perché sì, bene o male è un anno. E tra l'altro l'ho fatta crescere da qua e non che prima la staccavo dritta e poi a punta, no, bensì ho fatto crescere anche sto punto. Ovviamente idem di qua, perché non fa delle cose differenti, che sennò, regà, è triste. Quindi questo qua è il pettine per pettinarla, molto molto utile, pettina bene, districa bene, però ripeto, su barbe corte medie funziona, su barbe un po' più lunghe non lo so. Secondo oggetto stanato, perché è stanato, perché c'è, cioè, il boomerang. Questo qua, se io lo tiro, no? Mo guarda, non lo tiro giusto perché non può essere spaccano i dentini, però penso che lo conoscete tutti oramai, è il famoso pettine delineatore che tu te lo appoggi sulla guancia e con rasoio tagli. Cioè, puoi fare anche altre cose, tipo pulì qua, però, oddio, sinceramente preferisco andare a occhio qua sotto. Anche perché pulisco talmente poche volte sotto al collo che manco me ne frega niente. Piuttosto le guance, sì, guance e qua, ma qua già l'ho fatto l'altro giorno a tempo perso. Quindi adesso andremo a provare questo, cercando di non far danno. Vedete che un po' comunque qua c'è da rifilare. Va usato così, col pettine verso il basso, si appoggia. Fate una cosa, prendete come punto di riferimento l'inizio dell'orecchio, lo mettete e poi lo rodeate a seconda di come volete fa. Io in teoria dovrei fa così e vedete che un po' di barba spunta fuori. Mamma mia, speriamo che non fa danni. No, però effettivamente vedete, da tutte e due le parti
punta in maniera grosso modo simile. Quindi dite ok questo, ma con che tagliamo? Rimei, perché rimei? Perché con lo Chavette penso che vado direttamente al pronto soccorso, che è un attimino difficile la cosa. Con questo invece basta che appoggio e taglio. Ci vado a mettere una lametta che eccola qua. Per questa ringrazio Carmine che me ne ha mandate non si sa quante. Sono le persona, vari modelli, però non mi ricordo quale di preciso. Poi, come crema, sì, perché effettivamente è crema, che penso che finalmente Davide sarà contento che la provo perché me l'ha prestata non si sa quanto tempo fa. Crema rasatura perfetta al tè. No, grandissima bufata. Ho preso il prebarba. Un attimo. Ecco qua quella giusta. Si riconosce perché è rossa. Crema rasatura perfetta. Vabbè, praticamente sono quasi uguali. Uno è verde e uno è rosso. Se siete daltonici, potreste avere qualche problemino. Crema rasatura perfetta. Ammazza, però, è figo questo grandangolo. Posso pure radere qua, mi metto qua giù, però il problema è che poi non ci vedo un cazzo io. Che dire, diamo una sciacquatina al viso, una bagnata, si dice sta. Intanto è passato un pappagallo di fuori, e raga, fa un callo che se muore a Roma, si schiuma. Non so quanto fa, però penso almeno 35 perché veramente te si appiccica tutto addosso. Te può fare tutte le docce che te pare, non cambia una ceppa. Quindi, motorino a parte, mi do una sciacquata. E poi vedemo de... Usa il boomerang. Ok, sgocciolante. Tento ad asciugarmi. Anzi, più che altro mi tampono. Perché se mi asciugo un cazzo è tutt'uno. Come famo? Mettiamo un po' di crema prima? Sì, non se sbagliamo col prebarba però. Vediamo un po' se esce. Eccola qua. Ne mettiamo poca perché la zona è relativamente piccola. Che non è che devo tagliare chissà che io, eh. Anzi, se faccio qualche errore mi incazzo pure. C'ha la stessa consistenza, lo stesso colore e soprattutto lo stesso odore del prebarba, sa di mente eucalipto, però completamente differente dal proraso verde, non c'entra nulla. Proprio due cose differenti, eh. Damo un'imbiancatina. Stessa cosa, a sart'altro lato. Mamma mia. Mazza è tosta però, eh. Me ne è pure uscita troppa. Vabbè. Ciccio. La spalmiamo bene. Speriamo che abbia bene il video perché, insomma, non vorrei ritornare con una pecorata, insomma. Vabbè, famo che va bene. Come al solito, sapete, io se non mi sciacquo la mano non sono contento. Mettiamo la lama dentro al rimei. Eppure ho l'impressione che questo video verrà molto scuro. Me lo sento. Eccolo qua, mi raccomando, attenzione, ma tanto oramai lo sapete. Barra di sicurezza e avvitiamo. Non avvitate troppo stretto, altrimenti spanate. Ok, a posto. Controllate che tutto sia dritto e allineato per bene. Come detto, orecchio. Facciamo così. Allora, più o meno con l'orecchio ci sta. Finisce a metà. Tra sto spazio, mamma mia. Allora, c'è sta proprio l'immagine che se lo appoggia e poi taglia. Tutte e tenerlo ben fermo. Mi raccomando, spingete. Con questo, non con il rasoio. In teoria, avevo usato così. Non so che cazzo esce fuori, ho quasi paura a staccarlo. Siete pronti? Però qualcosa ha tagliato perché i peli ci stanno. Un po'? Ma aspetta. Calma, eccoli. Eccoli. Fammi
Fammelo sciacquà e fammi dare una pettinata. E effettivamente una mezza stondata gliel'ha data, che poi tutto sommato non è nemmeno brutta, anzi, però un sacco di piglia ha tagliato, ecco qua, vedete? Cazzo, è sciocco, però. Certo, non è precisissima la curva, sì, no. Secondo me qua. Sta, calcolate che è la prima volta. Dovrò prendere la manualità. Comunque ho letto pareri abbastanza contrastanti. C'è chi dice che appunto è un boomerang e glielo puoi dire in faccia a chi te l'ha venduto, e c'è chi invece ci si trova bene. Famo st'altro lato, crema tanto applicata, orecchio qua. Sì, ci sta, ok. E andiamo. Da qua sembra che è venuto meglio. No, manco per caso. Oh sì. Boh, non lo so, non riesco a capire perché ci stanno i peli che se attaccano con la crema. Vediamo un po'. Ah, non è venuto male. Fammi una cosa. Mi sciacquo e vediamo. Perché sennò così non si capisce un cazzo. Sciacquato. Qua non mi piace. Non mi piace proprio. Sciavette. E tentiamo di dare una sistemata. E già va meglio. Bottarella in contropelo per pulire ancora meglio. Allora, fondamentalmente l'idea comunque è simpatica, vedete che è risultato tutto sommato c'è stato, sembro anche più caruccio stondato e ah, vi faccio vedere questa in azione perché devo dire che funziona bene. Non puncica, legno poi scivola molto bene. Quindi, questo è il risultato. Video scuro a parte, penso che si capisca. Casomai famo così. Sì. E comunque non mi dispiace, anzi. Mi garba, anche perché se praticamente allineata la linea qui laterale con quella del chiamiamolo interno pizzetto praticamente molto molto bene, sono contento e che dite? Ripeto, vedete che comunque dei peli, oh, che cazzo, eccoli qua, quindi a tagliare, abbiamo tagliato qualcosina. Che famo? Se andiamo a mettere un po' di aftershave giusto sulle guance? Famo un ritorno proprio al passato. Floyd con lo spruzzino. Chiudiamo gli occhi. Praticamente me lo sono spruzzato tutto in bocca. E sempre buono il Floyd. Non ci piove. Direi che ci siamo. Non so da quant'è il video. 15 minuti di registrazione, sinceramente pensavo che venisse qualcosa di più lungo. Allora, adesso mo, con calma mi sciacquo tutto. Sono tornato con questo video abbastanza veloce per farvi vedere questa cosa che avevo ordinato. Spero che vi piaccia perché effettivamente è abbastanza utile per chi magari non ha una manualità estrema con lo sciavette, perché parliamo se chiari regali, rifiniture. Senza st'attrezzo te le devi fare con lo sciavette, ma vedete che comunque anche per correggere un minimo serve lo stesso.
Sono contento del risultato. Ci sta. Sì, direi di sì. A breve dovrei portare qualche altro video perché c'ho sta linea dei prodotti da farvi vedere. L'avevo comprati l'altro anno, solo che poi me l'ero ritagliata. E sono quelli da barba della Cien. Li ho usati, li sto usando e vi garantisco che funzionano molto bene. Forse anche superiori a quelli della René Blanche e li ho pagati un terzo. Il cofanetto completo 5 euro. Rendetevi conto, c'è l'olio, lo shampoo e il balsamo che a differenza di quello della René Blanche va applicato e poi risciacquato. Ve li mostro in un video apposito. Oggi più che altro vi volevo far vedere che so vivo e questo. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, continuate sempre a seguirmi perché vedete ogni tanto resuscito. Spero vivamente che il video vi sia piaciuto anche se è abbastanza breve. Ringrazio sempre chi mi continua a seguire, i nuovi iscritti che arrivano, i nuovi membri che si aggiungono al gruppo. Detto questo, vi mando un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!